movimento che comunque ha fatto della propria fortuna di andare contro i partiti, di essere alternativo più alla struttura di partito, di fare un'alleanza con un partito. Quindi alle elezioni sicuramente escludo ogni possibilità di alleanza. Che poi ci possono essere una convergenza su alcuni temi, anch'io posso essere favorevole, perché anch'io alcuni temi del Movimento 5 Stelle li condivido assolutamente. Cioè, io quindi faccio il mio mestiere, quindi riporto, vi devo porre a voi le domande che sento che i radioascoltatori pongono, certo, a me. Certo, certo, ho appena detto che parlando con lo stesso detta stampa del Movimento 5 Stelle smentiva questa cosa. Ricordo anche che l'antipolitico, il Movimento 5 Stelle, ha lo spazio che riesce ad avere non per i meriti suoi quanto per i demeriti dei partiti tradizionali, perché se questi non avessero deluso gli elettori questo spazio non ci sarebbe. Nel momento in cui le parole d'ordine di questo movimento venissero riprese da qualcuno, lo spazio si riassottiglierebbe. Certo. Quindi comunque diciamo che per l'ipotesi di alleanze elettorali restiamo al laboratorio siciliano che avete fatto con la federazione della sinistra, anche se a questo punto Di Liberto si è già sfilato. Rifondazione è sempre sull'accordo, ho parlato proprio ieri sera con il portavoce addetto stampa di Rifondazione, in cui mi anticipava che loro restano sulle posizioni care a De Magistris e alla lista arancione, certo, quindi dei sindaci Pisapia, De Magistris, Orlando, certo, quindi poi alla fine la più probabile per voi è quella di riuscire a portare a livello nazionale esperienza siciliana, certo. E d'altra parte penso che sia quasi inevitabile una scissione, perché ormai non penso che il vostro ex presidente capogruppo alla Camera possa coesistere con Di Pietro. Beh, però questo valuteremo all'interno del partito, ci saranno ancora delle occasioni sia di ufficio presidenza, ci sarà un'assemblea che verrà convocata poi nei prossimi mesi, quindi comunque bene o male Donadi non ha mai detto di voler uscire dal partito, ha solamente messo a posto la questione e vedremo in che maniera verrà poi sviscerata dunque, a livello di dibattito di partito. Io da un'intervista, da parole sue, sì. Io ho sentito chiaro che lui ha detto la storia tra posizioni me e Di Pietro, posizioni inconciliabili, è finita. Sì, sì. Posizioni, certo, inconciliabili, certo. Quindi anche per correttezza nei confronti dei radioascoltatori si afferma una cosa, perché l'ho sentita, certo, direttamente dall'esponente, certo. Diversa è la valutazione che c'è fra, appunto, poi fra voi e il PD sul governo Monti. Anche qui c'è la grande partita delle primarie e il mondo politico cambierà tutto secondo chi vincerà nelle primarie, sia nel centrodestra che nel, certo, centrosinistra. Certo. Perché nel centrodestra Berlusconi dice una cosa e poi il giorno dopo se la rimangia. Io vedo nel centrodestra una grande confusione, nel senso che non si capisce se questi arriveranno alle primarie insieme o si divideranno. Tra l'altro Formigoni ha già abbandonato il PDL formando il suo movimento, il movimento delle 3I. La Santanchè barra Berlusconi sono lì. Prima volevano l'accordo con la Lega, però non gli vogliono dare il presidente, la Lombardia. Certo, la presidenza della regione. La presidenza della regione. La Meloni dovrebbe concorrere alle primarie e poi sento dire che quelli di AN vogliono farla desistere perché in cambio vogliono la presidenza della regione Lazio. Pare che invece vogliono far concorrere Storace, alcuni per fare un accordo con Storace se non andasse a buon fine l'accordo con Alfano. Berlusconi che dice ok a Montezemolo, però Fini e Casini che rispondono non con Berlusconi, da una, sì, parte, sì, certo. Dall'altra è chiaro che se vince Renzi il Partito Democratico diventa il nuovo Partito Democristiano. Assolutamente, condivido in pieno. Se vincesse Vendola... E non è neanche detto che faccia lui il premier, tra l'altro. Potrebbe farlo di nuovo Monti, con Renzi. Perché faccio notare che Renzi non si è ancora dimesso da sindaco di Firenze.
e la legge impone agli amministratori, cioè sindaci e presidenti di provincia, se vogliono candidarsi alle elezioni devono dimettersi entro il 28 ottobre, che è già passato. Quindi faccio notare solamente questo, poi ripeto, io non voglio entrare nel dibattito interno al Partito Democratico, no, però Renzi è incandidabile. Sì, diciamo che se vincesse Renzi, che è l'unico che è riuscito a entrare a Arcore senza aver bisogno di vestirsi da infermiera, certo. È chiaro che sarebbe una svolta centrista del Partito Democratico. Sì, e anche se lui si sforza, io non metterei la mano sul fuoco sul fatto che questo partito continua a essere unito. Se vincesse Renzi, ci potrebbe essere una scissione a sinistra, certo, mentre se vincesse Bersani non cambierebbe nulla. Come se vincesse, penso sarebbe la stessa cosa se vincesse Vendola. Sì. Problema è che è molto grave invece la posizione che è stata presa in commissione parlamentare sulla legge elettorale. Che tra l'altro ha visto l'IDV a fianco del PD. Sì, allora c'è da dire che sulla legge elettorale, io la mia personale opinione è che alla fine non verrà cambiata la legge elettorale, andrà a votare ancora una volta con questo scandalo che è il Porcellum. Io dico un'altra cosa però, che se il destino nostro, come appunto è quello di andare a votare col Porcellum, io eviterei, diciamo, di far sì che salti il meccanismo del premio di maggioranza, nel senso che faccio un esempio: oggi la coalizione dovesse vincere Bersani, parliamo dell'ipotesi più probabile, probabilmente avrebbe la maggioranza relativa per poter governare, cioè avere i 340 seggi alla Camera, e in alcune regioni, facendo appunto, considerato che il centrodestra non farà accordi con la Lega, è probabile che anche al Senato possa avere la maggioranza. Io so che esiste un tentativo, in parte caldeggiato dal Quirinale, in parte un tentativo anche tattico da parte di UDC e PDL, è quello di far saltare, o meglio di far stabilire quote di sbarramento molto alte per poter far scattare il premio di maggioranza. Questo perché? Perché esiste una non celata tentativo di fare il Monti bis, questo diciamolo chiaramente. C'è questo tentativo che io so il PD, almeno la parte bersaniana, che sta cercando di contrastare, perché se Bersani vince è giusto che faccia il premier, lo dico da esterno al PD. Sì, no, su questo come osservatore politico una cosa che ho notato anch'io, difatti cosa ha detto la Finocchiaro? Porre il premio di maggioranza al 42,5% vuol dire impedirci di poter governare. Assolutamente. Di fatto è che quella proposta è la proposta Rutelli. Rutelli, che era nel centro-sinistra, che è passato nel centro-destra, che adesso è ritornato nel centro-sinistra. Sì. Tant'è che Tabacci concorre alle primarie del centro-sinistra. Fatto. Ma sia la longa mano di Casini. Sì, decisamente. Anche per Casini in questo momento sarebbe un po' tirato fuori dai giochi nel caso vincesse Bersani, perché Vendola ha posto, diciamo, il veto sull'ingresso di Casini nel centro-sinistra. Ma mi pare che Bersani abbia detto Vendola e Casini preferisco Vendola. Sì, l'ha detto chiaramente. Bersani l'ha detto, è stato molto chiaro. C'è da dire, per sentito dire anche alcuni colleghi conoscenti del PDL, per la loro stessa ammissione, sostengono che il fatto di andare all'opposizione non li farebbe male, so che il PDL li considererebbe anche di ristrutturarsi come partito dopo il fatto che Berlusconi non c'è più. Quindi è ovvio, però, c'è il tentativo di Casini di in qualche modo rientrare nei giochi. Perché di questo si tratta, nel senso che comunque Casini in questo momento, se vincesse Bersani senza la sua partecipazione alla coalizione, sarebbe un po' schiacciato fuori, no? Diciamo. Ma il PDL, se dovesse andare all'opposizione, intanto scaricherebbe dei personaggi perlomeno ambigui. Sì, certo. Uno. Due, il PDL a oggi è un partito di plastica, avrebbe la possibilità di diventare un partito. Esatto. E per ridiventare un partito deve comunque cominciare a prendere le distanze da quello che è stato il berlusconismo. Certo. Altrimenti non si può ricreare da sé. L'altra parte, c'è il gioco di Casini, non è solo Casini, è il gioco della Confindustria, perché se la Confindustria mette in gioco Montezemolo, e io vorrei ricordare a tutti che Montezemolo è uno di quelli che caldeggiava la patrimoniale. A conti fatti, la patrimoniale a lui non sarebbe costata un euro, perché tutte le sue proprietà poi sono, in realtà, sono delle sue aziende. Quindi il gioco di dire vogliamo la patrimoniale per dire paghiamo di più noi che abbiamo di più, poi in realtà lui non paga niente. È sempre la solita cosa che... Io la cosa con,
che contesto e ho contestato al PD è stato il fatto di mandare la gente in pensione a 67 anni e non mettere la patrimoniale. E non essere in grado di mettere la patrimoniale. Infatti, su questo io faccio una critica. A questo microfono, quelli del PD, con l'esponente del PD mi ha risposto: è vero tutto quello che lei mi dice, ma è anche vero che dovevamo fare il conto con quel Parlamento che ha 100 passi inquisiti, ha 138 persone che hanno cambiato casacca, ed erano insomma era quello il Parlamento, quindi però quelli erano il PD, i numeri. Che ha fatto una scelta comunque coraggiosa, quello di comunque di rinunciare magari andare all'elezione un anno fa e comunque di sostenere un governo tecnico, però avrei dovuto incidere molto di più nelle scelte del governo Monti. Invece io vedo che questo Parlamento è totalmente assente, no? La maggioranza così larga, scusi noi, la Lega, si limita ad approvare tout court quelli che sono, diciamo, i provvedimenti di iniziativa governativa. Il PD avrebbe potuto incidere di più magari sostenendo certe cose tipo la patrimoniale, perché sono state fatte scelte veramente molto pesanti. Come vediamo, noi il governo Monti produce solamente più tasse e meno occupazione. Di fatto sono questi gli unici due risultati che emergono dal governo Monti. Sì, sì, su questo nulla quindi da dire. Infatti nella trasmissione prima, che curo il notiziario, ho detto come sta affrontando la crisi la Francia, cosa ha detto un ex ministro in Grecia del PASOK, il quale spiegava che tra misure draconiane imposte dalla Troica europea o la salvezza della Grecia, a conti fatti alla Merkel costerebbe di meno salvare la Grecia, perché la Grecia dentro l'euro gli costa meno che la Grecia fuori dall'euro. Sì, sì. Quindi spiegava che a un certo punto non si può spremere un limone che è già stato spremuto, anche perché se non si incentiva la ripartenza dell'economia, l'austerity fine a se stessa non fa altro che schiacciarci e deprimere i consumi. Però questo lo dovrebbero capire tutti quei liberisti che stanno sia a destra che a sinistra. Perché i liberisti alla Renzi o i liberisti alla Berlusconi non fanno altro che fare del male a questo paese. Certo, certo. Su questo siamo pienamente d'accordo. Certo. Io comunque vedo nell'Italia dei Valori ancora delle grandi contraddizioni. Su questo, e vedo ancora che questo sia un partito ancora a divenire. Per me sarà un partito quando sarà fatto un congresso con tesi contrapposte, certo, magari con delle correnti, in dove ci sia un dibattito interno, ma non sia appiattito su una figura di un leader, perché l'uomo della provvidenza in questo paese ha fatto solo tantissimi danni. Quindi adesso poi è chiaro che in questo momento, se potessi dare un'indicazione di quello che sta succedendo ai nostri radioascoltatori in politica, dico: guardate, fin tanto che non vengono fatte le primarie nel centrodestra e nel centrosinistra, non si è in grado di capire nulla. No, certo. Poi, oltretutto, non si fa una riforma seria elettorale, perché c'è la maledetta abitudine in questo paese non di rifare le riforme per come servono al paese, ma come servono ai giochini di parte, di quello che conviene alla destra, di quello, infatti, che conviene alla sinistra. Anche perché diciamo chiaramente che il Porcellum, che abbiamo sempre bollato con una legge porcata, come lo stesso suo padre l'ha definita, in realtà dove ha il problema non è tanto sugli sbarramenti o sulle premi di maggioranza, ma quanto sul fatto che non è consentito al cittadino elettore di poter esprimere un voto ai parlamentari. Cioè, noi abbiamo delle liste di fatto chiuse, blindate, e il cittadino si limita solamente a votare il simbolo o magari il cognome del leader che è inscritto nel simbolo che più gli aggrada. E questo è il vero problema del Porcellum. No, il problema è anche un altro, che noi usciamo da un referendum che potesse o non potesse piacere. Io non sono mai stato un appassionato del sistema maggioritario, ma devo essere rispettoso della volontà popolare. Certo. Quindi a me che il maggioritario non piace, ma c'è stato un referendum che gli italiani hanno deciso che non ci fosse il finanziamento pubblico dei partiti, e il finanziamento pubblico dei partiti c'è. Sotto altro nome, rimborso, sì, elettorale. Che ci dovesse essere un sistema maggioritario, e il sistema maggioritario è stato abbandonato, a questo punto io sarei per un sistema maggioritario alla francese col doppio turno. D'accordissimo.
lo sostengo primo, da anni. Il primo turno si vota il partito più vicino, secondo turno il meno lontano. E soprattutto nel sul territorio ripristiamo i collegi, perché ricordiamo che tutti i parlamentari eletti prima del 2006 almeno si rapportavano col territorio. Se nel territorio di, faccio un esempio, Collegno, Rivoli, c'era un parlamentare eletto, anche se non era stato votato da un elettore del PD, di PDL, comunque quello era il parlamentare del territorio. Oggi i parlamentari del territorio non esistono più. Abbiamo gente della Puglia catapultata magari nel Lazio, perché magari lì scattava il... E questo è una cosa inaccettabile. Difatti, per questo, da questo punto di vista, io dico, sarebbe molto meglio tornare a quel sistema lì, al sistema maggioritario. Com'era il vecchio